Ma siamo sicuri che la durata delle oscillazioni non dipenda dall'ampiezza delle oscillazioni? Per esempio, qua la molla oscilla con un'ampiezza abbastanza piccola, quindi non fa una grande escursione in alto e in basso. Mentre invece qua lo stesso peso, da 150 grammi, compie oscillazioni molto più ampie. E potrebbe accadere che con le oscillazioni più ampie la durata del periodo sia diversa. In realtà, per fortuna, non è così e la durata delle oscillazioni è la stessa indipendentemente dall'ampiezza di oscillazione dell'oscillatore armonico, cioè della molla. Questo si può verificare proprio sperimentalmente, misurando 10 oscillazioni si vede che la durata è la stessa.